Questa mattina un bel momento di ritiro, un'occasione per i nostri sacerdoti della diocesi di ascoltare una riflessione che su quale tema si incentrerà particolarmente, che cosa cercherà di riportare appunto ai nostri sacerdoti. Buongiorno a tutti, mi chiamo Fratello Emiliano, sono il priore del monastero di Cellole che si trova nel comune di San Gimignano. Cosa mi porta qui in diocesi di Arezzo? La grande amicizia con il vescovo Andrea Migliavacca. E per questa amicizia, questa frequentazione anche insieme, che mi ha chiesto di provare a offrire una riflessione al corpo presbiterale della diocesi di Arezzo. Proverò a fare un piccolo percorso con loro, cercando di mettere in luce gli aspetti della vita pastorale nelle esigenze dell'attualità della Chiesa e della cultura di oggi e le esigenze profonde della vita interiore. Questo sarà il piccolo percorso. Come vita interiore, come fondamento di una pastorale capace di far riemergere la forza del Vangelo e la forza di una parola di vita. Ecco, due parole le chiedo proprio anche sulla realtà del monastero di Cellole, proprio per ricordare anche magari ai nostri telespettatori quella che è questa possibilità di ritiro spirituale. Siamo una piccola comunità monastica, siamo quattro monaci che vivono lì a Cellole da una decina d'anni. Siamo tutti monaci professi provenienti dal monastero di Bose, che è in Piemonte, il monastero fondato da Enzo Bianchi. È una piccola realtà immersa nel silenzio della campagna senese e siamo cercati da molte persone provenienti non solo dalla Toscana ma anche da altre regioni d'Italia, proprio per questa particolarità della vita monastica che offre una casa di silenzio e una casa di preghiera e una casa dove è possibile confrontarsi anche personalmente nella libertà e alla luce della parola di Dio.